Allora, aspettate un attimo. Allora, questo lo metto qua. Questo lo faccio partire qua. Ciao a tutti, ragazzi. No, ho sbagliato lato. Boh, non lo so, vabbè, è uguale, dai. Sì. Allora, che imbruttite, ragazzi? Ma cosa imbruttite? Allora, adesso vi parlo un attimo che sto uscendo, anzi aspettate un attimo che esco, ragazzi. Abbiate pazienza. Aspettate un attimo che devo uscire. Adesso vi parlo dell'assistenza al cliente imbarazzante che mi hanno fatto. Signori, è inutile che fate gli ominidi e guardate male, cioè sto uscendo. Cioè è inutile che ve la prendete con gli altri per i vostri fallimenti e per la vostra vita triste. Cioè sto soltanto facendo manovra, mi tolgo dalle scatole. Ecco, siete contenti? Allora, buon pomeriggio a tutti. Qui Riccardo Di Gasparro, signori, a illuminare le vostre giornate con amore. L'amore, la forza dell'amore, no? Come piace dire queste cose, la famiglia, queste cose che si dicono molto nel business, poi ti pugnalano tutti alle spalle, non si sa perché. Però adesso vabbè. Allora, oggi parliamo. Ho preso tutto, sì, allora lo snack. Scusate, tanto dobbiamo fare tutto insieme perché sennò qui. Allora, caricabatterie sta qui, ma ormai sono partito con la live storta. Perché oggi così. Poi lo spuntino ce l'ho qui. Il PC, aspettate un attimo, sì, ho tutto e basta, a posto così. Allora, signori, prego, prego. Assistenza al cliente imbarazzante. Cosa c'è da dire? Buon pomeriggio a tutti. Ciao Monica, come stai? Buon pomeriggio. Assistenza al cliente imbarazzante. Perché assistenza al cliente imbarazzante? Adesso vi spiego questa cosa che mi è successa. Allora, come sapete, ho trovato ultimamente la macchina bucata, che è la ruota della macchina bucata, non la macchina bucata. L'altro giorno nel mio parcheggio, insomma, è successa quella cosa imbarazzante del coronavirus, che c'è adesso questa psicosi ingiustificata di pazzi ominidi che si credono che ci sia, no, siamo coinvolti in un tornado di Ebola, ok? Praticamente ho portato la macchina, insomma, a cambiare questa gomma, ho fatto richiesta alla mia azienda che mi dà la macchina, bla bla bla, senza far troppi nomi, e prego. Praticamente che cosa è successo? Allora, il carattrezzi porta la macchina senza Di Gasparro l'infetto da coronavirus, poi riguardatevi la diretta che ho fatto, cose imbarazzanti. Vabbè, insomma, vado lì, tutto a posto, mi sostituiscono la ruota. E il giorno dopo ritorno per fare la sostituzione vera, effettiva della ruota bucata. Vado lì, ok, allora fantastico, oggi insomma sostituiamo le ruote, quanto ci vuole? Ah, ci vuole poco. Allora io ho chiesto la sostituzione quindi della ruota destra, ok, fantastico. Allora guardi, però io ho messo queste le sue parole. Io ho messo tutte e due le ruote dentro perché ho visto io che sono un po' consumate anche quelle dall'altra parte, e allora non ho chiesto la sostituzione solo della destra, ho chiesto la sostituzione anche della sinistra. Io lì per lì, che già di queste cose non ci capisco un cactus, perché ho altre cose a cui pensare, ma lì per lì ho detto: guardi, io avevo chiesto la sostituzione di una ruota, poi forse molto probabilmente si fa che per questioni di equilibrio della macchina, la roba, la convergenza, magari anziché sostituirne una, poi ne chiedono direttamente la sostituzione di tutte e due le ruote.
E vabbè, ma che ne so io. Così mi risponde. E vabbè, ma che ne so. Mo io ne faccio ste cose. Lo sapranno loro. Questa è la risposta che mi ha dato la persona, il gommista che doveva farmi questa roba qua. La mia reazione qual è stata? Ho detto, guardi, ho cercato di mantenere la calma, vi dico la verità. E gli ho detto, guardi, io capisco che lei non sa tutto, perché lo vedo che non può sapere tutto, ma se lei ha chiesto la sostituzione, ci ha pensato lei e non ha sentito loro, evidentemente è perché sa come si fa, cioè. Ma io non lo so, ho visto che è danneggiata la ruota e allora l'ho presa e l'ho sostituita. Guardi, ho fatto. Adesso chiamo io il servizio di assistenza, ci parlo e mi faccio spiegare un attimo questa situazione, perché non vorrei, sa, sorprese, cose, visto che ultimamente, questa è una cosa che può essere utile a tutti, ultimamente ho visto che con questi servizi si beccano tante inchiappettate, bisogna fare attenzione, piuttosto che dire sì, che voleva farmi firmare un foglio subito, io anziché dire sì e firmare facendomi manipolare da lui, ok, che mi aveva detto basta, sostituiamo tutto, ho detto fermati un attimo, spiegami. Non è stato in grado di spiegarmi la cosa, ho preso informazioni io. Alla fine della situazione, che è successo? Che praticamente me la sostituite tutte e due, perché il servizio assistenza mi ha garantito che non c'era nulla di strano, che questa è la prassi, che per questioni di equilibrio, bim bum bam. Lui bastava, cioè cosa doveva fare lui? Per evitarmi una mezza sclerata e un mezzo stato di panico. Bastava, cioè a lui gli bastava spiegarmi le cose bene. Gli bastava dirmi, guarda, in ALD quello che è in Hertz si fa così, stai tranquillo, perché c'è scritto anche qui sul foglio che stai firmando che è normale, che è la prassi, non c'è niente che non va. Perché io questo qui, sto gommista improvvisato, che non ci sono mai andato, mi ci ha portato il carattrezzi la macchina, io non lo conosco, quindi non lo conoscevo, quindi che cavolo ne so che mi vuoi inchiappettare su qualcosa. Questo non è stato in grado di spiegarmi ed è il suo lavoro, non è stato in grado di spiegarmi perché la sostituzione doveva essere fatta a due ruote anziché una. Lui che è il suo lavoro, lui che era il titolare, non è stato in grado di spiegarmi perché era giusto sostituirne due anziché una e perché era normale. Cioè, ma secondo voi questa è un'assistenza al cliente degna di tale nome? Che servizio è questo? Che mi rispondi, e vabbè, ma che ne sa, io mo ste rode non ce la visco. Perché poi è colpa da crisi, come si dice a Roma e in tutta Italia, che c'è sta la crisi, che è colpa con la R, da crisi con tre A. No, è colpa del vostro cervello, che forse è un po' avariato. Cioè, questa è la verità, che forse ha dei problemi, perché non riuscite ad assistere nemmeno persone che vengono lì e che vi chiedono cose inerenti al vostro lavoro. Cioè, voi non riuscite a fare nemmeno quello che è il vostro lavoro. In giro in Italia abbiamo veramente dei servizi imbarazzanti e secondo me siamo il paese più bello del mondo. Ma questa roba qui, perché ve l'ho detta? Perché vi sto parlando di questa roba? Perché purtroppo da italiani queste cose ce le riportiamo anche all'interno dell'industria network marketing, quindi ci riportiamo tutta sta mala assistenza. A volte la riversiamo anche all'interno della nostra attività di network. Non assistiamo, non facciamo assistenza ai nostri clienti fin da subito come si deve. Non facciamo assistenza post acquisto. Non chiamiamo questi clienti mai. Anzi, li chiamiamo soltanto a fine mese, quando dobbiamo lucrare di nuovo sulle loro spalle.
sui loro portafogli per chiedere il riordino. E poi magari questi qui non riordinano più e ci lamentiamo, ma perché allora questi non hanno riordinato? Però i miei clienti ordinano una volta e poi non ordinano più. A fine mese non c'è mai il riordino. Ma voi che avete deciso voi di fare network marketing, la fate assistenza al cliente? Se il cliente, come in questo caso Riccardo Di Gasparro, vi chiede una cosa specifica sul prodotto, voi sapete rispondere? Cioè, siete certi di saper rispondere alle domande dei vostri clienti sull'utilizzo del prodotto, sugli ingredienti, che cavolo ne so, sull'efficacia, sulle modalità di utilizzo specifiche, che cavolo ne so, voi sapete rispondere bene a queste domande? Cioè, siete certi di saperlo fare? Perché guardate che io ho visto negli oltre i miei oltre 10 anni di carriera dentro il network marketing, cioè io ho visto fare delle cose insensate che sono praticamente più o meno sono paragonabili all'oscenità che mi ha regalato questo gommista, di cui non faccio il nome ovviamente, che mi ha montato queste due gomme. Cioè io ho visto molte volte distributori rispondere addirittura male a domande di clienti che chiedevano semplicemente più informazioni riguardo il prodotto, modalità di utilizzo, o semplicemente, che ne so, più informazioni riguardo l'ingrediente chiave del prodotto che gli state vendendo. Io ho visto molte volte rispondere male ai clienti, oppure rispondere in modo veramente come dei primati, come mi ha fatto questo qui. E vabbè, ma che ne so io, e ste cose ne faccio io, proprio così, cioè io me lo sono guardato, ho fatto, ma cioè, almeno parlarmi in italiano quantomeno, cioè no, nemmeno questo. Quindi voi come fate assistenza ai vostri, come vi vendete? Perché guardate che un altro problema grande e molto importante, cioè se lo sottovalutate veramente vi si distrugge il business, è l'atteggiamento che avete con i vostri potenziali clienti e i vostri potenziali distributori. Voi dovete curare l'atteggiamento che avete con i vostri clienti e con i vostri potenziali nuovi distributori. Non potete pretendere di vendere prodotti all'interno dell'industria del network marketing, fare come vi pare, vendere combo aiosa di prodotti vari, pacconi, senza fare attenzione a queste cose che vi ho detto. Il vostro atteggiamento è fondamentale. Se voi vi muovete come dei borgatari, in questo caso, se voi vi muovete come dei primitivi, veramente, cioè le persone, secondo voi, magari acquistano la prima volta, ma la seconda volta ritornano? No! Io da questo gommista un po' scemotto che mi ha sostituito le due ruote dopo 1000 peripezie, non ci ritornerò mai più. Sapete perché? Perché mi ha risposto male a una mia domanda, visto che aveva fatto tutto lui, come vi ho spiegato all'inizio, doveva sostituire una ruota, se ne ha inventate due, così senza dirmi niente, ma voleva far firmare sto foglio senza dirmi niente. Si è inventato queste due cose, io da questo che mi ha trattato così, che mi ha risposto male, che non mi ha dato un buon servizio, non ci ritorno. Cioè, è molto semplice il discorso, non c'è da starsi a fare 1000 film. Perché poi come posso avere successo nel network marketing? Inizia a fare le cose come vanno fatte. Iniziate a fare un minimo di assistenza al cliente fatta come si deve. Durante l'acquisto gli spiegate bene le cose. Post acquisto il cliente va assistito fino poi al giorno del riordino, perché gli dovete dare una motivazione per riordinarlo il prodotto, perché guardate che molto probabilmente
ogni prodotto che avete nel vostro catalogo prodotti aziendale, molto probabilmente quelle persone che non sono ben informate, che cercavano informazione da voi, questo vi facevano domande, magari si vanno a trovare le risposte su Amazon, su eBay, e si trovano prodotti magari a un quinto, a due terzi del prezzo, e se ne fottono dell'assistenza, della garanzia, guardano soltanto il prezzo, dico, tanto questo non mi ha saputo dare risposte, tanto, cioè, la pappa è sempre quella, tanto vale, anziché comprarla da lui che è pure mezzo scemo, me lo compro su eBay, me lo compro su Amazon, e che me frega, è morta lì, arrivederci e buonanotte fiorellino, cioè, capite? Quindi voi come vi muovete con i vostri clienti, come vi vendete, la vostra immagine la curate? Perché questo qui, mentre mi parlava, aveva anche un linguaggio del corpo tremendamente imbarazzante. Si è appoggiato, mentre mi ha risposto male, si è appoggiato pure addosso al muro, stile borgata, la peggior borgata di Caracas, con un foglio in mano, e mi faceva anche un po' teatro, no? Mentre mi diceva, vabbè, ma io che ne so, eh. Cioè, ragazzi, guardate che sembrano delle cazzate queste cose, ma poi alla lunga fanno la differenza nella vostra attività di network marketing. Alla lunga soprattutto, ma anche nel breve termine. Nel breve tempo, scusate, non nel breve termine. Perché se sbagliate l'approccio e non siete in grado di rispondere, quindi non avete la conoscenza specialistica dei vostri prodotti, Napoleon Hill, e del vostro business, ragazzi, le persone vogliono fare affari e vogliono acquistare da persone competenti, da persone che gli danno un motivo serio, valido, per acquistarlo un prodotto, altrimenti non fate un euro. Avete agganciato il discorso? Fatemi vedere un po' qui. Io nel frattempo non ho trovato molto traffico e sono felice. Avete visto questa roba del coronavirus, che stanno continuando veramente a fare il panico a più assurdo? Cioè, veramente non dovete farvi manipolare, ragazzi, non smetterò mai di dirlo, non dovete farvi manipolare, non dovete credere alle cose che circolano, al 90% delle cose che circolano in rete, dovete fare attenzione da chi prendete informazioni, come nel network marketing, ve l'ho sempre detto, se vi formate dalle persone sbagliate fate la fine di coppe quando regna bastoni. Dovete prendere informazioni da persone competenti che sanno il fatto loro e che sanno veramente di che cavolo vi parlano. Cioè, avete agganciato? Quindi tutta questa finta pandemia, cioè, non deve condizionarvi. Con tutto rispetto per le brave persone che purtroppo sono morte di coronavirus, tutti over 75, over 80, ma ragazzi, vogliamo parlare dei 200 che se ne vanno al giorno per una semplice influenza? Dati statistici, OMS, cioè basta informarsi. Quindi tutta sta pandemia mo del coronavirus, ci sono dietro interessi economici, c'è altro dietro, ragazzi. Dovete darvi una svegliata, non dovete farvi manipolare. Ok, ragazzi? Dai, io mi faccio lo snack oggi, breve diretta, e mi concentro su delle cose che ho da fare, perché oggi sto bello impicciato, ho un calendario da qui che sono le 17 e spicci fino a mezzanotte, che è strapieno. Quindi mi raccomando, assistenza al cliente, fatela come si deve, comportatevi bene, curate il vostro atteggiamento, fatela l'assistenza al cliente, non solo con la mente, chiamateli questi clienti, fategli delle chiamate di assistenza anche post acquisto, e vedrete che il vostro business prospererà, il vostro business respirerà. Se invece sottovalutate tutta sta roba, farete una finaccia.
ve lo dice Riccardo Di Gasparro, ve lo firma, ve lo sottoscrive, fidatevi che è così. Mancano 6 giorni all'uscita di Apprendista Networker a livello italiano, il primo videocorso di Riccardo Di Gasparro. Restate sintonizzati e basta, ragazzi. Presso lancio, lo sapete, poi dopo sale e adios. Detto questo, io mi faccio lo spuntino e mi preparo per parcheggiare la macchina al piano meno 90 dell'albergo. Va bene? Buona giornata a tutti, ciao ciao.